Poi lui mi chiede l'orologio e io gli faccio: che cazzo te ne fai del mio orologio? Sei il capitano della cazzo di squadra di football, così mi sono fatto buoni amici in addestramento, tutti imbarcati con me. Ce la facciamo sotto, ma nessuno lo dà a vedere. La prima settimana di addestramento odiavo zio Osman, ma ora è il mio migliore amico. È un piantagrane. Se non ci fosse una guerra, sarebbe il primo a farne una. In più, mi servono tutte le dita se voglio scattare la foto dell'anno. Styles dice che una volta a casa diventerà un fotografo di life. Mi ricorda Clark Kent, solo che quando toglie gli occhiali, l'unica cosa che succede è che non vede più un cazzo. Aiello è il veterano, il classico tipo che mamma avrebbe definito zoticone. Rendiamolo più interessante. San Michele, santo patrono dei soldati. È da Kasserin che mi salva il culo. Zio Osman, 3 volte in 10 secondi. Ed è tutto tuo. Non lo so. No, oh, adesso te la fai sotto. Punto su Zio Osman. Ok, ci sto. Non posso guardare. Dai il tempo quando te lo dico. Dove ero rimasto? Io e i ragazzi ci eravamo infilati in una partita a poker della squadra di football. Avevamo un sistema per segnalarci le carte di ogni giocatore. Il quarterback ci è rimasto di merda quando ho vinto tutto. Pronto? Ecco che succede a imbrogliare un imbroglione. Ora. Ecco te sistemato. No, non ci... Aiello aveva affrontato molte battaglie. Mamma diceva non fidarsi degli ebrei. Non mi ha detto così stanotte. Ed era bigotto come pochi. A che serve uno stupido ciondolo? A te è servito. Troverò di meglio. Un vero trofeo, vedrai. Buona fortuna. Oh, il briefing è alle 18, è tardi. Lascia fare a me, Daniels. Puoi stare tranquillo. Il briefing sta per iniziare. Che cazzo state facendo? Poi c'è il sergente Pearson, un vero simpaticone. Vi credete tanto speciali, eh? I crocchi vi faranno il culo. No, non a noi, sergente. Può starne certo. Chiudi il becco, zio Osman. Con me. Visto che ho una fortuna sfacciata, qualunque cosa accada, stammi vicino. Prima la Normandia, poi il Reno. Ce la faremo, Daniels. Oggi, con i nostri alleati, diamo inizio a un'operazione della massima importanza. Stabilire una testizza all'Europa da 4 anni. Noi siamo l'unica cosa che separa il mondo dalla rovina. Questa non è solo un'occasione di diventare degli eroi per tutta la vita. Se vinciamo, il nostro trionfo resterà scolpito nei cuori e nelle menti di tutto il mondo per innumerevoli generazioni. Sto parlando di gloria, signori. Vera gloria. Il colonnello Davis ha fatto un bel discorso. Mi ha ricordato quello di Coach Johnson prima della nostra partita del ringraziamento contro Austin. Te la ricordi, vero? Abbiamo perso con 42 punti di scarto. Il tenente Turner non perde mai di vista Pearson. Fa di tutto per contenerlo. Se non lo facesse, Pearson ci salterebbe alla gola. Sai, che tu ci creda o no, Paul, ho sempre voluto essere come te. Sarà difficile seguire le tue orme. Ma di certo ci proverò. Ora o mai più. Ehi. Magari avessi qualcuno ad attendermi. Aspetta di arrivare a Parigi. Ce n'è di strada. Ricordate, non fermatevi in spiaggia. Dovete avanzare. State bassi e ben distanziati. Fate come vi è stato insegnato e ve la caverete. Sarà un onore guidarvi in battaglia. Sempre e comunque. Ok, facciamogliela vedere. Hanno già bombardato le spiagge, vero? Hai paura, soldato? No, signore. Invece dovresti. Daniel, sei da accendere? Certo.
Siamo fuori posizione! Non vedo i segnali! Hai sentito il tenente? Avanti tutta! Attaccano! Prendetemi! Porca puttana! 200 metri! 20 secondi! Stesso piano! Andate alla barriera! Robertson, lei! Manda la marfilo spinato! Subito! Tutti pronti! Ci siamo! Giù la rampa! Qui siamo scoperti! È un ordine, cazzo! Giù la rampa! Bangalore, vai alla barriera! Dobbiamo aprirci un varco fino ai bunker! Daniels, sei addestrato per questo! Prendi quel siluro! Puoi farcela! Signor sì! Oh merda! Usa il siluro, ti copriamo noi! Una volta passati, puntiamo dritti ai bunker! Ci siamo quasi! Via! Via! Fuoco alle polveri! Forza! Di fronte! All'attacco! Forza, 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 forza! Batteria nemica! Nella trincea, presto! Avanzare! Hai una brutta ferita, tieni, usa questo! Grazie! Stiamo tutti al passo! Bene, ci siamo! Le mitragliatrici ci impediscono di avanzare! Teniamo duro! Fuoco di supporto in arrivo! Oh.
Alfa, let's go! Daniels, avanza insieme a Zeusman e neutralizzate quei bunker. Ora! Sono dietro di te! Sono trincerati! Daniels, butta una granata in quel bunker! Ci sono! Una granata! Primo neutralizzato! Questo è libero! Andiamo! Le mitragliatrici sono ancora un problema! Vanno distrutte! Dobbiamo arrivare ai bunker! Siamo bloccati dalle mitragliatrici! Daniel, lancia un fumogeno! Torretta accecata, avanti! Thank you.
nemico! Tutti fuori, il bunker è a posto! L'artiglieria colpisce la tedesca! La prossima ondata non passerà! Avanti! Quell'artiglieria spara addosso alle nostre navi! Signor sì! Mi serve un kit! Ecco a te! Nemici in arrivo! Qualcuno mi aiuti! Porca puttana! Andiamo tutti al passo! Sbrighiamoci! È morto! Centro! In arrivo dall'ovest! Esco dallo scoperto! Fuoco! Alla colonna! Nord-ovest! Facciamo attenzione! Svegli! Stiamo tutti al posto! Styles, Aiello, con me! Fucili pronti! Daniels, tu e Tuesman ripulite l'ultimo bunker! Raduniamoci in cima all'altura e cercate di non farvi ammazzare! Stiamo tutti al... Ok, Tuesman, ancora uno! Possiamo farcela!
sopra il bunker! È morto! È a terra! Si stanno muovendo! Si muovono da nord-ovest! L'ho steso! Avanziamo! Andiamo! Ci siamo! Zeusman! Vieni, amico! Non ce la faccio! Merda! Tirami fuori da questi! Raggiungiamo quella stazione medica! Alla tua sinistra! Merda! Dobbiamo metterci al riparo! Quanti! Troppi! Via libera! Andiamo! Via libera un cazzo! Sto perdendo troppo sangue! Devi resistere! Tieni giù la testa! Sei ammazzati! Non finiscono mai! Attenzione! È a terra! Andiamo! Muoviamoci! Ti prendo io! Cazzo! Possiamo scendere qui! Ti prendo io! Stai giù! Sono a secco! Cazzo, perdo sangue! Tu continua a premere! Manca poco! Quassù! Presto! Presto! Ok, tieni duro. Medico! Mi serve morfina! Davvero? Contaci. Io, mi fai vedere di nuovo la tua ragazza? Dici sul serio? Pazienza, non vedo un cazzo. Devo solo riposare un po'. No, devi restare sveglio. Ehi! Daniels! Sono qui. Aiutami. Qualcuno chiami subito un medico! Ci penso io! Via! Lo curerà lui. Ho bisogno di te, Daniels. Ascoltate! C'è un cannone GPF alla fattoria lungo la strada. Sta martellando la spiaggia. Sbrighiamoci! Torneremo a prenderti. Controlla munizioni e granate.
Sentito? Tutti in strada, subito! Arrivo! Prendi delle munizioni, Daniels. Tieni, soldato. Siete lenti da fare schifo! Pronti a far fuoco appena arriviamo alla fattoria! Svelti! O alla spiaggia resterà solo sabbia! Mitragliatrice nel fienile! Al riparo! Fuoco sulla mitragliatrice! Arrivo! Non devono riprendersi il cannone! In posizione! Non deve passare nessuno! Sparano! Ecco che arrivano! Fuoco! Voglio qualcuno alla mitragliatrice! What?
Ok, ragazzi, li abbiamo conciati per bene. Libero! Distruggi il cannone! Ricevuto! Daniels, termite! Fuoco alle polveri! Ottimo lavoro, Daniels. Soldati, raggiungetemi al punto di incontro. Andiamo! Pearson, rapporto sulle perdite. È stata una strage. Ma la spiaggia è nostra. Abbiamo presa a caro prezzo. Daniels. Wow, pensavo di averle viste tutte. Si riprenderà. Sì, l'hanno rattoppato per bene. Dovevo starmene sulla barca. Oh, adesso ce lo dice. Ehi, quello che hai fatto. Sono in debito. Io dico che siamo pari. Andremo fino in fondo. Fino alla fine. Fino alla fine. La spiaggia è nostra. Ci accamperemo alla seconda fila di arbusti dopo il crinale. Benvenuto nella prima fanteria. Sei lontano dal Texas, campagnolo. Non ci si prepara a questo. Ma tu hai sangue freddo. Signore, io... Te la caverai. Grazie. Signor, sì. Certamente. Non so chi ha pensato di riconquistare l'Europa in questo modo. Una cosa è certa, però. Oggi non era sulla spiaggia con noi.